né dal sistema dei partiti, che ahimè nemmeno dal sistema del sindacalismo confederale molisano, che da alcuni anni ha dimenticato il dolore di larghi settori della cittadinanza. Sono fatti gravissimi. Se c'è un settore che più e meglio degli altri ha messo in evidenza la inefficienza, la strafottenza del sistema politico molisano, è la sanità, almeno per due ragioni. Prima di tutto perché, come è noto, assorbe la gran parte delle risorse pubbliche, quindi dei nostri soldi, e poi perché ha a che fare più direttamente con le condizioni della nostra salute e persino della nostra vita. Si sono, come è noto, avvicendati più coalizioni in questa assise regionale. Posso dire con una volgarità che hanno fatto schifo tutti, lo dico senza alcun qualunquismo, io che sono stato uomo di parte, io che sono stato sempre contro i caporioni che hanno rovinato questo nostro bellissimo Molise. E quindi il banco di prova della incapacità di questi cingioni si sta sostanziando nella sanità pubblica molisana. E i loro comportamenti, attenzione, non sono comportamenti tenuti per caso, no, sono scientificamente sostanziati per favorire chi nella sanità deve fare affari, chi nella società molisana riesce a condizionare il sistema della informazione, il sistema politico e complessivamente il sistema democratico, inteso nella sua accezione più vera. Il Molise sta in mano a questi responsabili e non possiamo nemmeno tacere, cari cittadini, su un altro fatto, che ci sono larghi settori dei nostri cittadini che pigramente votano dei personaggi qua che hanno avuto problemi con la giustizia. Quindi non è solo responsabilità dei politici, è responsabilità anche e soprattutto di larga parte della cittadinanza che ha messo in condizione di governare taluni che sono stati persino agli arresti domiciliari. Queste cose vanno dette. E poi un'ultima considerazione: tra chi come noi, non sollecitati da nessuno se non dalla nostra sensibilità civica e democratica, e chi ha smesso di lottare, ci sono personaggi nel comitato di Isernia e di Campobasso, come è noto, per 4 lunghi anni hanno boicottato qualsiasi azione di lotta. Possiamo fare nomi e cognomi, e questi personaggi li aspettiamo in un pubblico confronto ad Isernia, a una condizione: che questo confronto con questi signori avvenga pubblicamente a cospetto della cittadinanza, con la possibilità di dare a ciascun cittadino la possibilità di interloquire con questi che hanno favorito gli svuotamenti degli ospedali e riaffiorano adesso qua e là in modo sparuto, in modo singolo, schifati da tutti, per Dio, insomma. E noi queste cose le dovremmo sputtanare a questi noti personaggi che fanno gli intellettuali dei miei coglioni. Cari amici, scusate la volgarità, ma quando un padre di famiglia come me a 70 anni non si è mai fermato di lottare, mai, non si è mai fatto mettere l'anello al naso come qualche cingione o qualche mappina, io sono addolorato per un fatto: perché vediamo i nostri figli che abbandonano questa madre terra. Facciamolo perlomeno per loro. La gran parte se ne sono già scappati, compresi i miei 2 figli, persino all'estero. Facciamo perlomeno
che qualcuno che ancora rimane abbia le condizioni minime per rimanere in questo maledetto Molise.